Grazie dell'invito, grazie per la presentazione. Sono molto contenta di poter partecipare oggi a questo evento e raccontare che cosa si fa nella scuola che dirigo. E veramente quest'anno io dirigo ben due scuole perché ho sia la direzione del liceo Buchner di Ischia che la direzione dell'istituto comprensivo Vincenzo Mennella di Lacquameno. Quindi posso dire che quest'anno io ho tutti gli studenti, dai piccoli della scuola dell'infanzia ai grandi del liceo. Quindi veramente un'esperienza completa. Allora, da dove cominciare? Il nostro è un liceo, è una scuola molto grande su questo territorio, un polo liceale, comprende otto indirizzi, il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo classico biomedico, il liceo scientifico con opzione scienze applicate, il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane e gli ultimi due che io ho fortemente voluto che cominciassero, che venissero aperti quando io sono arrivata nel 2020, sono il liceo artistico e il liceo musicale. Mi sembrava che mancasse questa parte dell'arte, della musica per completare tutta la formazione e sono contenta di essere riuscita a dare l'avvio a questi nuovi indirizzi. Il liceo dal 2021 è intitolato a Giorgio Buchner, di cui anche prima avete già dato dei cenni, che è un archeologo, è stato un archeologo italo-tedesco molto molto importante per questo territorio, perché Giorgio Buchner ha dedicato tutta la sua vita allo studio di quelli che erano gli insediamenti antichi di questa terra e con lo studio, lo scavo che poi ha portato avanti negli anni 50 nella zona di San Montano all'Accameno, scoprendo quella che era la necropoli di Pitecussai. Appunto, io dico sempre, è colui al quale dobbiamo un grande riconoscimento perché ha scoperto quelle che sono le origini nobili di questa terra. Perché che cosa ci dicono gli studi di Giorgio Buchner? Ci dicono che la prima colonia greca, il primo insediamento greco nel Mediterraneo occidentale è stato proprio Ischia, la Pitecussai. Dall'Eubea, da lì sono partiti. Hanno attraversato i mari, hanno attraversato lo stretto, sono risaliti nel Mediterraneo e si sono fermati proprio a Ischia. Allora ogni tanto mi piace immaginare essere uno di quei greci dell'epoca e dire perché proprio Ischia? Perché secondo me all'improvviso in questo mare azzurro hanno visto questa terra, questo scoglio verde molto bello e si sono fermati qui. Ma Ischia era una terra ricca e innanzitutto sappiamo che è un vulcano, anzi non è proprio un vulcano. Per essere precisi, è un host vulcanico con circa 40 crateri attivo che rende questa terra molto, molto particolare, fertile. Da qui la possibilità di coltivare la vite con tante sorgenti di acqua potabile, che è cosa molto importante, con la possibilità di lavorare la terracotta, con l'allume. Insomma, Ischia ha una storia, è come dire, un passato molto, molto importante. Passato che noi cerchiamo di, come dire, di far conoscere ai nostri studenti. E perché questo? Perché la conoscenza di questo territorio, io dico sempre, così fragile, così delicato, ma anche così bello, è molto molto importante. Salvaguardare e tutelare questa terra meravigliosa che piacque tantissimo a questi greci che sono venuti qui a formare il primo insediamento nel Mediterraneo occidentale. Prima di qualsiasi altro, anche prima di Cuma. Con la scoperta poi della Coppa di Nestore, che è il logo, oggi rappresenta il logo del nostro liceo, la Coppa di Nestore, sapete, ha un'incisione particolare che ha ridatato proprio l'origine della scrittura nel Mediterraneo occidentale, quindi ha ridatato la storia, quindi potete capire l'importanza dello studio e del lavoro di questo grandissimo archeologo, di questo grandissimo studioso. Che seppe all'epoca coniugare, i suoi studi con l'amore per questa terra ed è un bellissimo esempio oggi per i nostri studenti e per questo gli abbiamo voluto intitolare la scuola. Questa è una scuola, come dicevo, che si cerca di fare tante cose, è una scuola molto grande, abbraccia tutto, molti campi, quindi dallo studio classico, umanistico, allo studio scientifico. Allo studio delle arti e della musica. I progetti che noi portiamo avanti anche con Catering Cigliano, con le varie istituzioni, anzi, è molto molto importante la rete interistituzionale che esiste sul territorio, perché questa sinergia ci dà la possibilità di portare avanti anche progetti di grande rilievo.
ne potrei raccontare tanti, mi viene in mente adesso quello lì che abbiamo, di cui ne parlammo pure, qualche, ne abbiamo parlato insieme. Nell'ultimo anno abbiamo partecipato a questo contest, prima nazionale e poi internazionale, al quale il liceo ha partecipato con lo studio di un software, di un drone che aveva un software particolare, Scavengers of the Sea, e questo è il titolo del drone che è stato ideato, che cosa fa? Che va a monitorare tutte le coste, quindi ecco l'importanza della tutela e della salvaguardia del territorio, e ripulisce le coste da quelli che sono i rifiuti leggeri. Devo dire la verità, questa cosa è piaciuta moltissimo. Noi siamo andati in finale nel liceo di Ischia con un liceo della Sardegna e alla fine noi abbiamo vinto la prova, diciamo, nazionale come scuola italiana. 700 studenti hanno partecipato, hanno vinto 5 studenti del liceo Buchner. Ma la cosa sorprendente è che tutti quanti si aspettavano che magari erano studenti dell'indirizzo di scienze applicate, no, erano tutti e 5 studenti dell'indirizzo del liceo classico. E di questi 5 studenti erano 4 ragazze ed un ragazzo. Quindi la parola d'ordine poi, che è piaciuta moltissimo a tutti, è stata rivoluzione, perché questa sembrava veramente una piccola rivoluzione. E che cosa dirvi? Le attività sono tantissime, come diceva anche prima Katrin, con loro portiamo avanti il progetto di Ischia Cultura da tanto tempo, quindi la conoscenza del territorio, la valorizzazione, e lo studio, l'approfondimento. Ma noi siamo una realtà G-local, siamo, diciamo, qui sul territorio, ma andiamo poi fuori nel mondo, nell'Europa, e i nostri progetti, come vedete, si spostano anche a livello internazionale. Così come voglio e ci tengo moltissimo che i nostri ragazzi si spostino dall'isola, perché è vero che essere su un'isola rappresenta forse un privilegio, sicuramente per molti aspetti un privilegio, perché abbiamo un ambiente particolarmente tutelato, abbiamo la possibilità di conoscerci, abbiamo dei posti meravigliosi. Io dico sempre, loro hanno il privilegio di potersi svegliare con le albe meravigliose e anche di addormentarsi con dei tramonti eccezionali che questi territori solo riescono a dare. Però è anche vero che l'isola, è un piccolo mondo, è limitato, e quindi la cosa importante è che loro escano dall'isola, e noi facciamo tantissime attività anche con la terraferma, abbiamo rapporti con tante realtà anche al di fuori dell'isola, e soprattutto questi ragazzi viaggiano moltissimo. Proprio in questo periodo sono un po' tutti quanti in giro, ogni giorno c'è qualcuno che parte, chi in Italia, chi in altri posti della Campania, chi all'estero. E questo è anche importante, andare fuori, vedere il mondo, conoscerlo, per poi ritornare con un bagaglio culturale ancora più grande e più ampio. La salvaguardia e la tutela del territorio per noi è importantissimo. Io voglio raccontare questa piccolissima esperienza che abbiamo fatto quest'anno con i bambini della scuola dell'infanzia, nella scuola che io dirigo all'Accameno, nell'Istituto Vincenzo Mennelli, bambini di 5 anni. Avevamo in mente di parlare delle metamorfosi, quindi tutte le varie trasformazioni. Abbiamo fatto un allevamento di bruchi, abbiamo visto come il bruco mano a mano si trasforma in crisalide e così via, diventa una farfalla, fino a quando c'è stato il momento in cui le farfalle sono state liberate, e quindi via, libere del cielo nella natura, e quindi il rispetto e la tutela della natura. E oggi è la giornata dell'Europa, io quindi sono particolarmente contenta che questa cosa si faccia oggi. Noi crediamo moltissimo in quelli che sono i valori dell'Europa, questa grande idea che è nata a Ventotene tantissimi anni fa, Altiero Spinelli, Rossi, che hanno scritto quel manifesto meraviglioso, con la speranza di mettere fine a tanti orrori dopo le guerre, a creare un'unica grande comunità che si identificasse. È una speranza, è un pensiero, è un'aspirazione alla quale ancora oggi noi crediamo, e io credo fortemente che i nostri studenti possano percorrere, debbano percorrere quelle vie per poter arrivare a questo sogno di questa grande unione, dove siamo uniti nella diversità, e questa è una cosa molto molto bella. Oggi voi sapete, dopo di me ci sarà una mia studentessa, sono particolarmente orgoglioso nel presentarla, perché è una ragazza straordinaria che fa tantissimi sacrifici per poter portare avanti quelli che sono i loro sogni, così come l'Europa era un grande sogno. Sono contenta che adesso lei possa raccontare quello che è il suo sogno, che sono certa riuscirà a realizzare, perché lo sta già realizzando. Io sono
orgogliosissima di tutti i miei studenti, dei miei docenti, di tutta questa bellissima comunità che porta avanti, come dire, idee, pensieri, aspirazioni e formazione, soprattutto tanta, tanta cultura in maniera veramente splendida. Io vi ringrazio per l'invito e vi saluto.